Ciao raghi e benvenuti in questo nuovo video. Ciao raghi, come state? Io spero tutto bene. Mamma mia, che condizioni ragazzi, che condizioni. Sembro uscito da un manicomio in questo momento. Non sembra, perché sono abbastanza calmo, ma sembro uscito da un manicomio. Ho preso sta posizione, che non so manco in che posizione sto. Non so neanche se sto riprendendo qualcosa, perché sto registrando con una fotocamera nuova. Che cos'era questa cosa orribile scena? Mi sono comprato una Sony 6000 Alpha. 6000 Alpha. Vabbè, non so, una fantastica, bella, mi piace, adoro la vita. E finalmente sto registrando un nuovo video con questa fotocamera per la prima volta. Ho provato a registrare già un video, poi non mi piaceva, l'ho eliminato. Genio del male. Però per fortuna adesso ho ricominciato a registrare. Mamma mia, ragazzi, che assenza, ma che assenza, ma di che cosa stiamo parlando? Un'assenza veramente lunga, ma ha delle spiegazioni sotto, ovviamente. E penso che l'abbiate letto anche dal titolo, oppure cambierò il titolo quando editerò il video, quindi questo non si sa. Però sì, ragazzi, c'è una ragione a tutto ciò che adesso vi spiegherò. Ma prima, come sempre, vi invito a seguirmi sugli altri social, Instagram, Twitter, TikTok, da tutte quelle parti, perché almeno lì riesco a essere un po' più attivo. Quindi nel caso non volete perdere questo bel faccino, questa ve la risparmio attivamente. Seguitemi anche sugli altri social, ovviamente vi lascerò tutti i banner qui intorno al mio bel visino. Basta, basta Andrea, cioè che cosa è stato? Basta. E vi lascerò il banner qui vicino sui video, oppure in info box trovate tutti i link tranne quello di TikTok, perché non so come mettere il link di TikTok. Però seguitemi su TikTok, richiamo Andrea De Carne, semplicissimo. Raga, 3 settimane, 3 settimane che non ci sono su 3 settimane, un mese, non so quanto è passato che non ci sono su YouTube. Perché, che cosa è successo? Sono riuscito a trovare un lavoro e infatti sto già, cioè sto lavorando. Ragion per cui non ho avuto tempo e né modo di fare nuovi. Registro video giù e si sente lo scarico. E registro video su, ci sono gli aerei. Mi dite dove posso registrare in tranquillità. Tralasciando tutto ciò, io non so, mi sta facendo male la gamba, perché non so in che posizione devo stare. Poi non so neanche se sta mettendo a fuoco questa maledetta, però. Ciao, io ti amo, ce la sto ammirando. Comunque, ciancio alle bande, ho trovato lavoro presso Tiger. Che ragazzi, per me è. Che per me, ragazzi, è un sogno veramente grandissimo, veramente, veramente grande. E ringrazio chi mi ha fatto avere questo lavoro, perché veramente adoro e non vedevo veramente l'ora. Una storia praticamente dietro ciò: io prima della quarantena, prima della pandemia, io dovevo proprio andare a lavorare a Tiger. Infatti, nei vecchi video, se andate a ritroso, vedete in qualche video in cui dicevo: Madonna, sono felice di andare a lavorare. Poi all'improvviso la mia felicità è andata a. Perché non sono andato più, perché mi chiamarono per dirmi che per la pandemia si era bloccato tutto. Adesso finalmente mi hanno richiamato e finalmente sto lavorando e non posso che essere molto 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 felice. È bellissimo tutto, i miei colleghi sono fantastici, anzi le mie colleghe sono veramente fantastici, sono dei cuori d'oro. Il posto di lavoro è bellissimo, è tranquillo e fai le 8 ore passano che è una meraviglia, perché tra risate e ovviamente darsi da fare da qui a lì, veramente il tempo passa che è una meraviglia. Ecco perché non ho potuto registrare il video, appunto per questo motivo qua, perché non ho avuto proprio tempo e potevo anche registrarlo un video, ma non sapevo minimamente come editarlo, perché tempo proprio non ne ho, quindi non so neanche quando vedrete questo video. Sinceramente spero di potervelo uscire questo fine settimana, che è 16-17 luglio, non mi ricordo che giorno è, quindi sì, 16 luglio, quindi spero che voi lo riusciate a vedere entro questa settimana, se no nell'altra, e quindi incrociamo le dita. Detto ciò, mi raccomando ragazzi, adesso che non so quando potrò registrare, non so quando potrò editare video, mi raccomando seguitemi anche su altri social, così ci teniamo aggiornati, eccetera eccetera. Mi eravate mancati tantissimo, io non vedevo l'ora di parlarvi. Anzi, a proposito, è passato da poco, ma veramente da poco, il mio compleanno. Ho fatto 23 cazzo di anni, che orribile, oscenità delle oscenità. Ho fatto 23 anni. Che schifo!
23 anni, ragazzi, non ci posso credere, 23. E ho ricevuto questa collana, che ha dei significati praticamente spettacolari, e ho ricevuto anche dei soldi. Vabbè, voi sapete come funziona quella faccenda. Mane, e mi sono comprato tante cose, tra cui l'outfit che vedrete venerdì sui social, perché venerdì vado a festeggiare il mio compleanno, perché non ho potuto festeggiarlo il giorno del mio stesso giorno, perché non potevo, per i vari impegni di lavoro dei miei amici, per i vari miei impegni di lavoro. E quindi adesso venerdì, che posso tranquillamente festeggiarlo, andiamo a farci un aperitivo tutti insieme, eccetera eccetera, e poi andiamo anche a ballare. Però vabbè, questi sono dettagli. Spero che io abbia chiarito questa situazione. E ragazzi, non vedevo l'ora di utilizzare questa bellissima fotocamera che fa delle foto eccezionali, perché le ho fatte il giorno del mio compleanno, se andate a vedere sui social, e sono uscite che una meraviglia. Ditemi come vi vedrete in questa fotocamera, se c'è qualche miglioramento di qualità, ma penso di sì. E adesso abbiamo completato, ragazzi, fotocamera nuova, ring light, e manca solo il luogo. Vabbè, questo è un luogo, cioè non lo vedrete quasi mai praticamente. Quando poi riprenderò a scendere giù, se potrò scendere giù a fare di nuovi video, voglio fare almeno uno sfondo più carino, nella speranza di poterlo fare. Buongiorno. Ci ho provato come si può dire, a continuare il video, ma la batteria della fotocamera era scarica. Cioè, figurati, cominciamo benissimo con questa fotocamera. Niente, sono a lavoro, questa è la borsa a frigo, è un casino, c'è un ciccione. Ed è mattino, sono le 8 e sono andato a lavorare. E ieri non ho finito di fare il video perché non potevo praticamente. Quindi se questo video non doveva essere un video vlog, in realtà adesso è un video vlog. Perché, ciao, sarò anche spiando dalla finestra, chi se ne frega. E niente, adesso vi porto a lavoro con me a sto punto. Ci vediamo dopo. Non volevo che questo video diventasse un vlog, ma è diventato un vlog. Vuoi perché ieri si è scaricata la batteria? Vuoi perché non lo so perché questo video sia diventato un vlog? Comunque, sono appena arrivato a lavoro, sono nel parcheggio e tra 15 minuti inizio. Quindi vi faccio i più cari saluti, mi raccomando di seguirmi su tutti i social come sempre. E mi piacerebbe portarvi più vlog, però adesso vado io, se non a lavoro e basta. Quindi diciamo che va bene così, cioè questo video manco doveva esistere secondo me. Quindi io vi mando un grosso bacio, e la canzone della settimana, di questa settimana, allora, è Giagia. Chiama Giagia, sì, quella di Aya Nakamura, non quella con Maluma, quella proprio normale. Quindi Giagia, poi vi metterò lo screen ovviamente sotto la mia face, ed è stupenda come canzone, quindi andatela ad ascoltare. Tanto se avete TikTok l'avrete già sentita. Io come sempre vi saluto, un grossissimo bacio, e vi lascio il mio canale al centro e i video ai lati per vedervi altri miei video se vi va. E ci vediamo a un prossimo video, che spero sia molto 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 presto.